già pronto il programma triennale 2011-2013, quindi ci sarà spazio alla riqualificazione non solo del litorale da San Girolamo a Torre a Mare, ma anche per la prima circoscrizione. Infatti, in questo piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 ci sarà spazio ai giardini, alle piazze e anche a Palese, nel quale quartiere, dopo anni di attesa, si aprirà il cantiere nell'area del Lascito Garofalo e sarà riqualificata Piazza Capitanio. Altro restyling sarà Piazza San Francesco a Santo Spirito e Piazzetta Leonora dell'ormai de bimba defunta a San Pio, ex Enziteto. Inoltre è previsto sul fronte della viabilità l'allargamento di via Mendola Bari e via Torricello a San Pio. Per quanto concerne lo sport, come riporta il quotidiano Bari Sera, oltre al campo nuovo a San Girolamo saranno pronti a settembre, sistemati con erba sintetica, il campo di Palese, Torre a Mare e Bella Vista a Japigia, per un intervento totale di 1,2 milioni di euro. Infine, sempre nel piano triennale sono compresi interventi nell'edilizia scolastica. Infatti sarà la volta dell'auditorium nella scuola Peroni e in quella del villaggio dei lavoratori zona Stanic e anche a Palese tre sezioni per scuole materne. Bene, terminiamo col dire che finalmente anche per la prima circoscrizione qualcosa si realizzerà come commenta l'assessore Lacarne, nonostante i tagli impietosi del governo, la città di Bari continuerà ad investire. Infatti pare che il comune di Bari abbia fatto dei salti mortali attraverso alcuni mutui di circa 18 milioni di euro che permetteranno di garantire lo stesso livello degli anni scorsi. Per l'approvazione l'opposizione preannuncia già battaglia. Dagli studi del sito web www.primacircoscrizione.info è tutto, grazie per averci ascoltato e a risentirci a presto.